Buongiorno ragazzi, oggi è 1º aprile, eh? Lo sapete? Perché non venite qua in palestra? Abbiamo riaperto, sta scherzando, il 1º aprile è uno scherzo, però siamo sempre sul nostro canale YouTube. Oggi iniziamo a fare, avevamo detto, il super addome, iniziamo con degli esercizi in piedi di preriscaldamento e andiamo a effettuare gambe semipiegate, piedi paralleli, delle piccole torsioni aprendo le braccia verso dietro e via, ruoto verso sinistra e scendo giù e ruoto verso destra e scendo giù, via, uno, due e là, via, gambe piegate e là, via, op, op e là, via, op, op e là, via, op, op e là, via. Op, vai, giù, op, op, vai, giù, op, vai, giù. Adesso uno, due e porto il busto verso e il braccio sulla parte opposta, quindi verso destra. Quindi ruoto a sinistra, due, piego le gambe e scendo, via, ruoto e scendo, ruoto e scendo, ruoto e siamo a cinque. Ruoto e siamo a 6, ruoto e siamo a 7, ruoto e siamo a 8, ruoto e siamo a 9, ruoto e siamo a 10. Cambiamo braccio destro e andiamo verso il lato sinistro. 1 e scendo, 2 e scendo, 3 e scendo. 4 e scendo, 5 e scendo, 6 e scendo, 7 e scendo, 8 e scendo, 9 e scendo, 10 e scendo. Adesso facciamo due slanci e afferro il ginocchio opposto. 1, 2, ginocchio opposto. 1, 2. Ginocchio opposto, 1, 2, ginocchio opposto. Man mano portiamo anche la spalla verso il ginocchio opposto. Op, op e là. Op, op e là. Op, op e là. Op, op. Sciolti. Andiamo a terra e iniziamo il nostro ciclo. Andiamo da gambe semipiegate. Ale. Appoggiamo bene la pianta dei piedi. E da qui iniziamo a fare i nostri crunch classici, molto lenti. Inspiro, espiro. Schiaccio la parte lombosacrale, vengo su, rimango e poi scendo. Mi raccomando, non tirate il collo. Due e poi scendo. Tre e poi scendo. Facciamoli piano, lenti all'inizio. Dura è un pochino meno reattivo. Quattro e scendo. E scendo. 6 e scendo. 7 e scendo. 8 e scendo. 9 e scendo. 10 e scendo. Ne facciamo altri. No. Scendo. 2. Scendo, 3, scendo, 4, scendo, 5, rimango su, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Stop, scendo giù, ci rigiriamo. Andiamo a fare un plank modificato.
quindi in appoggio sulle ginocchia, manteniamo il busto in linea e appoggiamo gli avambracci, glutei stretti, mi raccomando, busto in linea, e rimaniamo in posizione per 30 secondi. Richiamo bene l'ombelico in dentro, stringo bene i piedi, le ginocchia, gli adduttori, tutto stretto deve essere. Ci siamo? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Allunghiamo un attimo la schiena. Allungo, allungo. E ritorno in posizione decubito supino. Questa volta andiamo a fare sempre un crunch abbinando un movimento alternato degli arti inferiori. Sempre le mani dietro intrecciate. E iniziamo, quindi fletto il busto e fletto la gamba destra. Via, uno. E ritorno giù. Due. E ritorno giù. Tre. E ritorno giù. Quattro. E ritorno giù. 5 e ritorno giù. 6 e ritorno giù. 7 e ritorno giù. 8 e ritorno giù. 9 e ritorno giù. 10 e ritorno giù. 1 e ritorno giù. 2 e ritorno giù. 3 e ritorno giù. 4 e ritorno giù. Ne facciamo 20, 5 e ritorno giù. Gli ultimi 5. 6 e ritorno giù. 7 e ritorno giù. 8 e ritorno giù. 9 e ritorno giù. 10 e ritorno giù. Ci mettiamo di in decubito supino, in plank. Questa volta facciamo dei movimenti dall'appoggio sulle ginocchia. Vado, distendo, uno, stringo i glutei e poi riappoggio. Ne facciamo 10. 2, stringo e ritorno. 3, stringo e ritorno. 4, stringo e ritorno. 5, stringo e ritorno. 6, stringo e ritorno. 7, stringo e ritorno. 8, stringo e ritorno. 9, stringo e ritorno. 10 e rimango. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Ok, allunghiamo di nuovo la schiena. E andiamo di nuovo decubito supino. Questa volta sempre mani dietro l'occipite, facciamo una flessione fuori tutta l'aria, distendo la gamba in alto, ritorno in gamba flessa e riscendo. Lo facciamo sia con la gamba destra che con la gamba sinistra. E andiamo, uno, distendo, piede a martello, ritorno e scendo. Due, distendo, ritorno e scendo. 3, distendo, ritorno e scendo. 4, distendo, ritorno e scendo. 5, distendo, ritorno e scendo. 6, distendo, ritorno e scendo. 7, distendo, ritorno e scendo.
8, distendo, ritorno e scendo. 9, distendo, ritorno e scendo. 10, distendo, ritorno e scendo. 1, distendo, ritorno e scendo. 2, distendo, ritorno e scendo. 3, distendo, ritorno e scendo. 4, distendo, ritorno e scendo. 5, distendo, ritorno e scendo. 6, distendo, ritorno e scendo. 7, distendo, ritorno e scendo. 8, distendo, ritorno e scendo. 9, distendo, ritorno e scendo. 10, distendo, ritorno e scendo. Ritorno di nuovo in plank. Questa volta lo facciamo normale, con le gambe tutte e due tese. Stringo bene i glutei, stringo i malleoli e rimaniamo per 30 secondi. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due e uno. E riscendo giù e riallungo tutto. Ok, e andiamo. Vedete che ogni un elemento sull'addominale, lavoriamo sempre su tutto l'addome, però fondamentalmente sulla parte del retto addominale, anche se poi intervengono pure gli altri, eh? Ok, adesso andiamo con tutte e due le ginocchia flesse, ok? Aperte sempre i bolti, i gomiti, eh? E andiamo, uno, spingo, sollevo anche la parte lombo-sacrale, quindi stacco un po' il bacino da terra, rimango in contrazione e scendo. Facciamoli lenti, eh? Andiamo a sentire bene il movimento, a percepirlo nella sua totalità. Andiamo, uno, e giù, due, e scendo, tre, e scendo, quattro, e scendo, cinque, e scendo. 6 e scendo, 7 e scendo, 8 e scendo, 9 e scendo, 10 e scendo, 1 e scendo, 2 e scendo. 3 e scendo, 4 e scendo, 5 e scendo, 6 e scendo, 7 e scendo, 8 e scendo, 9 e scendo, 10 e scendo. Ritorniamo in plank. Questa volta ci mettiamo una destabilizzazione, quindi sollevo e da qui solleviamo la gamba destra o sinistra per 15 secondi. Frighiamo bene l'addome, stringo tutto e scendo, gamba destra.
scendo, appoggio le ginocchia e allungo di nuovo. Ok, adesso andiamo a fare, ci aggiungiamo un altro elemento, sempre mani dietro, fletto, questa volta non sollevo il bacino, rimane attaccato bastendo tutte e due le gambe e poi riscendo giù. E andiamo, uno, distendo, op, e scendo, due. Distendo, op, quando distendo teniamo il piede a martello, 3, distendo, op, e giù, 4, distendo, op, e giù, 5, distendo, op, e giù, 6, distendo, op, e giù, 7, distendo, op e giù, 8, distendo, op e giù, 9, distendo, op e giù, 10, distendo, op e giù, 1, distendo, op e giù, 2, distendo, op e giù, 3, distendo, op e giù, 4, distendo, op e giù, 5, distendo, op e giù, 6, distendo, op e giù, dai, 7, distendo, op e giù, 8, distendo, op e giù, 9, distendo, op e giù, 10, distendo, op, e giù. Di nuovo in plank. Ale, adesso da qui divarico le gambe e portiamo in fuori il braccio destro. Appoggio solo i polpastrelli del braccio e rimango 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2 e cambio. L'altro braccio, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e cambio. Allunghiamo. Ok, l'ultimo esercizio. Ragazzi, questa volta lo facciamo un po' più complesso, gambe tese, vedete che piano piano siamo partiti da gambe piegate e pian piano siamo arrivati a gambe tese. Le mani dietro, da qui facciamo un abbinamento. Porto le gambe leggermente in avanti e da qui chiudo tutto, sollevo anche il bacino e contraggo. Uno, fuori tutta l'aria, piedi a martello e poi riscendo giù, non troppo in avanti, attenzione a non spanciare, teniamo sempre la schiena possibilmente o in posizione neutra, cioè lordosi naturale, o se no schiacciata, e poi contraggo, inverto. E andiamo. Uno, gambe tese, eh? Due, tre. Ovviamente chi non riesce a tenere le gambe tese perché la catena cinetica accorciata lo può fare con le gambe flesse. L'esercizio che abbiamo fatto prima, ok? E via, 7, 8, chiudi tutto, 9, 10, gli ultimi 10, 10, 9, 8, 7, chiudo, fuori l'aria, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, rimango 5, 4, 3, 2, giù. L'ultimo plank. E blocco, lo facciamo normale adesso e rimaniamo 30 secondi.
rimaniamo ancora, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e adesso scendo giù piano piano e in posizione sfinge andiamo ad allungare il retto addominale. Stendo bene, cerco di allontanare il più possibile lo sterno dall'ombelico e allunghiamo. E lì, riallungo, rivado in posizione di decontrazione per la colonna. E ragazzi, ale! E anche oggi ce l'abbiamo fatta, abbiamo finito con i nostri addominali, vi aspetto sempre, anche per le altre lezioni, mettete il segno sulla campanella e seguiteci sempre. Buona giornata a tutti.